Gentili telespettatori, buona giornata. Calderone, il ministro del lavoro, dice la sua e con eleganza sistema chi a sinistra continua a sbraitare sul reddito di cittadinanza e salario minimo. Attenzione che chi oggi è a favore del salario minimo, no scusate, del reddito di cittadinanza, fino a qualche tempo fa lo definiva una pagliacciata grillina. Oggi sono alleati dei grillini e quella pagliacciata diventa ragion di vita. Il tema del RDC, reddito di cittadinanza, continua a far discutere e a scatenare le discussioni. Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro, parla al Senato un'informativa. Dice: il reddito ha mostrato da subito aspetti di criticità legati al forte disallineamento tra il sostegno monetario e le iniziative di attivazione, reso evidente dall'aver iniziato l'erogazione monetaria senza aver provveduto a mettere in grado i centri per l'impiego per far fronte ai nuovi compiti loro assegnati sul piano occupazionale. Sta dicendo che si sono cominciati a inviare i soldi ai fruitori del reddito senza aver fatto nient'altro, cioè bisognava avere un sistema informatico, pagine di internet dove tu venivi messo in contatto, cioè la domanda e l'offerta venivano collegate. Questo doveva servire per velocizzare, supportare le persone, fare corsi di formazione. Cos'è successo? Che questo sistema per mettere in contatto aziende e persone non è mai esistito. Il navigator non aveva né la macchina né il cellulare, era lì che non sapeva cosa fare tutto il giorno. Non c'era neanche un database con le persone del reddito, le aziende che cercavano, niente. I corsi non si sono mai fatti perché i comuni non avevano soldi per assumere i professori per fare i corsi. Chi glieli dava i soldi? Ci volevano migliaia e migliaia di professori per fare dei corsi. Dovevano fare dei lavori utili? Io ti do i soldi ma ti impedisco di lavorare in nero perché tu devi venire qua in comune e devi venire con me a sistemare la città. Nonostante i corsi non si sono mai fatti per mancanza di professori, non si sono mai fatte neanche le opere per la propria città perché per farle dovevi assumere dei coordinatori di gruppo. Ogni 10-15 fruitori dovevi assumere una persona che doveva coordinare questi gruppi e ci volevano decine di migliaia di coordinatori assunti in tutta Italia e i comuni non avevano soldi. Quindi il reddito di cittadinanza è stato fallimentare, è diventata solo un assistenzialismo. Tu fai domande, ti do i soldi, finito. Nessun corso, niente di niente. In più, una legge fatta male da dilettanti allo sbaraglio, i 5 Stelle, una legge fatta così male come il super bonus, che ha permesso miliardi di truffe ai danni dello Stato. Miliardi di truffe. Il super bonus è stato il provvedimento re delle truffe fatte dagli italiani allo Stato, seguito dal reddito di cittadinanza. Sono state le due leggi grilline che hanno portato più truffe ai danni dello Stato, di tutta la storia della Repubblica. Ovvio, quando tu porti dei passanti al governo, prendi delle persone senza né arte né parte, le metti al governo, il danno è servito. Che sia di monito in un futuro a non far mai più governare, votare, dilettanti allo sbaraglio. Il ministro dice: tengo a precisare che oggi, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'Interno, non si registrano particolari criticità in ordine a paventate tensioni sociali. Corre l'obbligo per tutti noi di gestire questa transizione complessa e articolata, soprattutto date le condizioni di partenza, nello spirito di massima collaborazione istituzionale e di comune responsabilità politica. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, nella sua informativa al Senato sul reddito, e poi aggiunge:
Laddove abbiamo avuto la contestazione sulla riduzione dell'importo del sostegno economico, non si è tenuto conto che si tratta di un sostegno che va al singolo, non al nucleo familiare. Se il nucleo ha più di un soggetto occupabile, può essere riconosciuto a tutti quei soggetti che si attivano ed entrano in uno dei percorsi di inclusione lavorativa. I dati evidenziano che dei 159.000 nuclei interessati alla sospensione, ben 117.317 sono composti da una sola persona, con un'incidenza percentuale rispetto al livello regionale del 57%, per esempio in Campania. Sono invece 44.000 i nuclei familiari dello stop al reddito, sono stati indirizzati ai comuni che ne hanno già preso in carico 4.000 e stanno processando alla presa in carico degli altri nuclei. Quindi ha fatto tutto, poi ce ne sono altri 12.000, assicurando che il Ministero del Lavoro segue con attenzione il potenziamento della rete territoriale dei centri per l'impiego. E poi ha fatto tutta una spiegazione, poi dicendo che il lavoro è il vero e unico rimedio alla povertà, perché quando tu dai 580 euro a un nucleo familiare, quel nucleo familiare era povero e rimane povero. Con i 580 euro del reddito non era uscito dalla povertà, era forse leggermente meno povero, ma sempre povero, sempre povero. Quindi il reddito di cittadinanza non elimina la povertà, non cancella la povertà, lascia le persone in povertà, cioè dava allo Stato dei soldi a persone che comunque rimanevano in povertà, un po' meno povere, ma rimanevano in una condizione di povertà. L'unico modo per uscire dalla povertà è trovarsi un buon lavoro. E non venitemi a raccontare la solita storiella che il lavoro non c'è. Il lavoro non viene a cercarvi a casa, il lavoro non bussa alla porta, il lavoro non vi telefona, non c'è nessuno che vi cerca, siete voi che dovete andarlo a cercare. Ma non è sufficiente andare nella strada dove si vive a bussare a tre porte, poi tornare a casa e dire: visto? Ve l'avevo detto che non c'è lavoro, inutile quindi che mi fate ancora uscire a perdere tempo perché stavo guardando la televisione e non mi date... Il lavoro non c'è, lo sanno tutti, quindi il governo lo Stato mi deve mantenere perché il lavoro non c'è. Lo Stato non mi garantisce il lavoro, non mi trova un lavoro e allora mi dai i soldi. Siamo arrivati a questo punto dove la persona che ormai non cerca più lavoro esige i soldi dallo Stato perché è diventato un diritto. Diritto a essere mantenuto. Grazie a tutti e arrivederci a presto.